E buon salve qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi finalmente andremo a scoprire una delle nuove regioni, dato che abbiamo finito bene o male tutto quello che avevamo da fare con Atena e con Afrodite, anche se la regione di Atena devo ancora finirla di esplorare, mi mancano un pochino di oggetti sparsi in giro, ma sono robe molto generiche, molto basiche, ne posso fare anche a meno e diciamo che posso anche recuperarle in un secondo momento. Oggi ci dirigeremo verso la regione di Ares, il dio della guerra, per un semplice motivo: non vorrei che quella di Efesto, essendo la più lontana dal punto in cui si parte, dato che partiamo da qui, che è quella di Hermes, e poi passiamo a quella di Afrodite, sia anche quella con il livello più alto delle quattro. Quindi, onde evitare problemi, noi ci dirigeremo qui oggi. Quindi non so quanto effettivamente vedremo della trama, perché mi ricordo che nella parte di Atena, solo per introdurre il suo discorso, scalare la sua statua e capire quello che c'era da fare, sono passati troppi, troppi, troppi minuti. Ma detto questo, direi che basta perdere tempo, possiamo partire. Ok, quella che state vedendo è letteralmente l'entrata alla regione di Ares. Ovviamente stiamo passando da quella di Afrodite. Direi che possiamo dirigerci con calma verso la statua, soprattutto se il sole non mi acceca. Aspetta che abbasso un po' la visuale, se no, c'è pure l'acqua. Poi, chissà come sono i nemici in questo posto. Ci sono passato per fare la quest di fosforo, ma poi non ci ho mai badato. Cavolo. Questo qua è la versione base o la versione potente di questo nemico? Questi qua sono quei nemici strapotenti che ci sono. No. Dov'è? Ti pareva che mi attaccava lo spettro. Così vediamo cos'è in questa regione il boss. Anzi, chi è? Oh, Ercole! Te ti si riconosce bene. Che c'hai. Au. Come si dice? Il cappuccio del leone in testa. Quanto sei resistente? In realtà pensavo peggio, devo essere sincero. Vai giù. Boh, vabbè, sarà morto. Un altro colpo. Ah, ok, è andato. Vai via. Vabbè, io non volevo però combattere contro di te. Sì, vabbè, là in fondo. Ma lo stesso, eh. Volevo testare la mia forza sul gigante, ma è andato un po' troppo lontano. Andiamo verso la statua, che direi si vede anche molto molto bene. Oh, guarda, l'arpa! Così a caso l'ho trovata. Beh, meglio così. Possente, che imbracci lo scudo, di mano potente, condottiero degli uomini giusti, ascoltami. Dall'alto invia un fulgore e una forza di guerra. Di mano potente? Di bocca. Era impossibile mandarlo in camera sua da piccolo. Oh, leoni. Quindi qua avremo dei nemici leoni. Vabbè, questa è normale, ci sta che l'ho shottato. Io devo arrivare là in fondo, ma qui in mezzo c'è un buco e là c'è della roba da prendere, cristalli viola. Subito. Qua mi dicono che la regione si è tipo spaccata in due. Ma è una statua anche quella là in fondo? Sì, sono due statue, ma sono grosse. Cos'è, un'arena, tipo? La zona là? Non penso che ci sia in questo gioco, però. Ah, ma l'ho visto adesso che c'è pieno di statue altissime. No, cosa dico? Quella lì è quella
mi sa di Atena, e quella là in fondo è quella di Afrodite. No, quella là è quella di Efesto. Scusa, e quella là in fondo cos'è? Sarà un'altra statua? Eh sì, perché qua è Ares, quindi io sto guardando verso nord. Non so cosa sia, ci andrò prima o poi. Magari fa parte delle missioni di Ares. Adesso, come ci arrivano in alto? Cos'è che c'è scritto? Non riesce a procedere per mix passato. Ma c'ho ancora i tutorial che devo disattivarli prima o poi. No, ho sbagliato. Salve signor Cerbero, mi ignori. Tanto stavo dicendo liscio, ma l'ha preso lo stesso. Dovremmo essere arrivati. Ciao Cerbero. Eccoci qua. Ma è bassa come statua rispetto alle altre, che erano immensamente alte. Scusa tizio, riprendo vita. Grazie. Olle. Oh, funghi. Questi mi servono. Non riesco mai a farmarli da nessuna parte. Ah, poi c'è dell'altra roba. Perfetto. Allora, come la scaliamo? Partiamo dal piede e andiamo su piano piano? O andiamo su dalla gamba? Vedo un sacco di roba. Altri funghi. Andiamo su da qua. Direi di sì, perché sembra quasi fatto apposta. Non so se vedete, ma si arrampicò superando i grandi piedi del dio della guerra. Esatto. Fatti per ridurre i suoi nemici in polvere. E io devo essere sincero, non mi ricordo cosa è diventato Ares. So che Efesto mi sa che sia diventato una bambola, tipo, una roba del genere. Ma Ares proprio non me lo ricordo. Scusami. Riesco a andare sul braccio da qua. Ok, così salto una parte di arrampicata un po' inutile. Allora, beh. La pietra scolpita della statua ritraeva la grande forza fisica e la possente muscolatura di Ares. Niente in confronto a come ero io da giovane. Bello sforzo. Olle. Olle. Ci siamo quasi. Strano che non ci sia dell'ambrosia. Solitamente c'è sempre qui in giro. Cioè qui in giro, nelle statue. Strano. Olle. Alta regione scoperta. La tana della guerra, la tempestosa sede della grandiosa fortezza di Ares. Enormi scheletri di mostri sconfitti e gole senza fondo che non portano da nessuna parte. Bella descrizione. Ce lo stavo per dire io. Mentre Felix osservava il terreno dalla cima del dio della guerra, notò un animale così maestoso che non poteva essere una creatura ordinaria. Deve essere mio figlio. Beh, è diventato un orso. Di guerra, ma sconfiggerà Felix. Poco, ma sicuro. Olè. Quindi questa è tutta una regione desertica, più o meno. Mi dà un teletrasporto rapido. Allora. Sì, adesso non sto qua a scoprire i punti, eh. Ce lo farò poi io con calma. Anche perché questa regione, se non sbaglio, così a occhio, è la più vasta. Se guardate la grandezza, a meno che non sia più grande quella di Efesto, ma allora, dobbiamo andare. L'abbiamo detto, perfetto. Olè. Dovrei arrivarci. Anche perché sprecare una pozione per andarci mi scoccerebbe abbastanza. Adesso non ci arrivo al massimo, scendo, poi ci vado a piedi. Vedo dei funghi. Sì. Li vado a prendere subito.
sono più importanti i funghi che Efesto. Se ne trovano talmente pochi. Olè. Devo ricordarmelo questo posto. E che Efesto, che Ares, continua a sbagliarmi. Quindi sì, sappiate che mi sbaglierò sempre. Ciao orso! Questo sarebbe Ares. Non avanzare oltre! Sono Ares, il potente dio della guerra. Ti farò a pezzi! Ecco. I miei artigli ti ridurranno in polvere! Sì, ma stai calmo. Grande Ares, il mio nome è Fenix. Sono qui per sconfiggere Tifone e ho bisogno dell'aiuto del dio della guerra. Credi che la mia potente spada sia a disposizione di chiunque la richieda? Non farmi ridere! Io non volevo mancarti di rispetto, ma non posso farcela senza di te. Mi hai fatto perdere la pazienza. Devo combatterlo? Tale prima che tu debba assistere alla tua stessa distruzione. Sei un orso. Ti il fegato. Gli occhi. E ultimo, ma non meno importante, il tuo piccolo cuore tremante. Oh no, è un pollo. Cavolo. Va bene, fine dei giochi. Sbrigati. Sfilettami! Metterai fine alle mie sofferenze, fallo! Cosa? No, no, calmati, io... Cacata! Pensaci tu, o lo faranno loro! Vabbè, ok. Ma l'orso cosa fa? Mi dà una mano? Ma che carino l'orso. Era più bello se era l'orso. Lo tengo come animale domestico. Va bene, guerriera. Ora tocca a me. Avanti, fammi a fette. Sono un pollo, un patetico pollo chiocciante. Povero. Sto cercando Ares. Non è... Sono io! Un tempo ero il potente dio della guerra e ora sono ridotto a un mucchio di piume spaventate. Povero. Ne sei sicuro? Certo che ne sono sicuro. Dov'è Hermes con le battute? Scusa, ora sfilettami, risparmiami questa vergogna. Ma tu sei Ares, sempre il primo a lanciarsi in battaglia sul suo carro. Sparta deve a te tutte le sue vittorie. Che fine ha fatto il tuo celebre orgoglio? Sei l'incarnazione della violenza! Vorrei che tu fossi l'incarnazione della violenza, così tutto questo finirebbe. Ormai non faccio più paura a nessuno. E da quando il potente Ares si cura del giudizio altrui? Hai vinto guerre, puoi abbattere Tifone. Voglio dire, potrai ancora, non so, pensare a una strategia o qualcosa del genere. Guardami! Non riesco a impugnare una spada. Al primo cacodà diventerei lo zimbello del campo di battaglia. Anche la mia amata Afrodite mi ha respinto non appena mi ha visto. Ma ho fatto tornare Afrodite quella di un tempo. Eh già, e anche Atena. Potresti avere una possibilità con lei. Oh, una splendida dea innamorata di un pollo. Di certo sarà illegale. Ma che illegale? Ascolta. I soldati miei compagni, gli abitanti della città, mio fratello, sono stati tutti maledetti da Tifone. Hanno bisogno del tuo aiuto. Puoi cercare di impietosirmi quanto vuoi, ma la realtà è che questo animale non può aiutarti. Non riavrò indietro Afrodite, e tu non riesci a fare del male neanche a un pollo. Tuo fratello è praticamente morto. Ehi! E ora lasciami piangere in pace.
Cosa che comunque non potrò fare, visto che i polli non possono manifestare emozioni con le lacrime, ma trattengono tutto dentro, per sempre. Allora dirò ad Afrodite che ti sei arreso. Cosa hai detto? Sei solo un pollo, no? Le dirò anche che sei incapace di combattere. Dimentica la tua essenza perduta, non tornerai mai quello di prima. Benissimo, dille che non valgo nulla. Anche se la mia essenza potesse guarirmi, è impossibile per un essere mortale entrare nella cripta, quindi lascia stare. D'accordo, come desideri. Giusto per curiosità, dove sarebbe quella cripta? Proprio là sotto, ricoperta di detriti. È impossibile liberare l'entrata. Ah. E usando quella lancia gigantesca? Proviamoci. Orso, mi aiuti? Cos'è così facile? La cosa di Ares? Cioè, in realtà ci starebbe. Comunque alla faccia della balista. Quanta forza c'hai per sollevare una lancia che sarà lunga, non so, 80 metri? C'è una freccia poi. Povero. Io me ne andrei. Toc. Bellissimo. Stupida dannata lancia al posto giusto. L'ingresso è libero. Io vado. Bene. Sarà il tuo funerale. Finirai in pezzi. Prima che tu vada, realisticamente non hai alcuna possibilità. Mi dà una benedizione. Magari con la mia benedizione ne avrai mezza. Oh, finalmente vediamo le benedizioni del dio della guerra, che magari mi vanno comode con l'ascia. Orso, no! Guardami! Non sei pronto! Povero. Ah, quindi abbiamo già liberato la cripta. Si gioco, lo so che c'ho mille cose da aprire, però non ho... Vediamo un po'. Ah, ancora un pollo. La prima abilità. L'indicatore di combo dura il doppio prima di azzerarsi. Carina la cosa. Non mi serve con la build che ho attualmente addosso, ma con l'altra che in teoria dovrei... Voglio un attimo vedere. Ok. Non sono così forti. Ragazzi, al pollo. Aia. Tutto torna. È stata una delusione. Dove è andato? Primo giorno. I figli. Che parassiti. Vabbè, quello era normale. Comunque, questi qua viola sono quelli più potenti. Oh, sono rifullato. Bene così. Ah, quindi queste statue qui sarebbero nemici di Ares, tipo morti? Devo andare di là. Oh, dei cavalli. Vediamo un po' cosa ci riserva il gioco. Ah, proprio qui così. Ma mi vuoi dire che andiamo a fare subitissimo la cripta di Ares proprio per riprendergli l'essenza così? Mi sembra tanto strano. Eh già. È proprio la cripta di Ares. Cioè, mi vuoi dire che il dio della guerra ha la cripta più veloce di tutte? Avrò allora. Pericolo in profondità. Il progresso nelle cripte degli dei vengono salvate a ogni punto. Eh sì, lo so. Un gioco, me l'hai detto 22 volte.
Comunque sono passati appena 20 minuti da quando ho iniziato a registrare, più o meno, e abbiamo già trovato la cripta di Ares. Che roba è questa? Allora, attiva o disattiva la fluttuazione di... Sì, grazie, gioco. Però l'ho capita. È una cosa un po' complicata. No! Ho sbagliato. Questi enigmi, mi spiace dirlo, ma secondo me sono super mega iper cittabili con questi cubi. Se posso portarmeli in giro. Tu vieni con me. Toh, vai là. Ok, stai qua più in basso. Bravissimo. Ah, posso fare così. Olè. Allora. Adesso li lasciamo qua, va, che magari mi servono. Una catena. Ah, sono le catene che tenevano la statua, tipo, andranno spaccate. Ci sarà un boss o dovrò fare solo degli enigmi? Ok, la mia risposta me l'ha data al gioco, quello è un boss, va bene. Cosa servono queste catene? Nelle profondità della cripta, Phoenix trovò una statua incatenata molto simile a Cotto l'Ecatonchiro. Fammi indovinare, ci somigliava perché aveva 100 braccia. Ok, ci sono raggi di energia ovunque, quindi in ogni luogo c'è un tesoro. Ah, non ci arrivo. Peccato. Allora, io devo salire là in alto, però tanto è bloccato, quindi a livello teorico non so se... Ma se faccio così? Ok. Allora, io devo trovare il modo di andare in alto, ma tanto la porta è chiusa, quindi devo venire qua. Questo luogo è come Ares, confusionario, pericoloso ed è da sistemare. Che cos'è esattamente che ti dà tanto fastidio di Ares? È solo che volevo di più. Scatena guerre, si lancia a capofitto, è così caotico, ogni volta che qualcuno lo invoca impazzisce. Non butta mai la spazzatura, anche se era glielo chiede 3 volte. Ma ormai ci ho fatto l'abitudine, ci scherziamo su. Magari fa tutte queste cose, tranne l'ultima, perché vuole fare colpo su suo padre. Vuole che lo prendi sul serio. Non pensa mai ai danni che la sua sete di sangue procura agli altri. È come se non crescesse mai. Dicono che l'imitazione è la più sincera delle adulazioni. La più sincera delle adulazioni è rapire qualcuno per poter stare un po' da soli. Chiedilo a Ganimede.
Vediamo se riesco a... No! Questo non me lo aspettavo. Però posso fare in un altro modo. Non mi servo io. Sì, è una cavolata perché si possono tirare, quindi mi ritiro addosso, ci salto sopra e li cavalco in tutti i sensi. Cioè, lo so che dovevo andare a aprire la catena, ma qua c'è il tesoro, quindi magari per aprire quella porta là in fondo devo fare prima qua. Allora, qua li lancio in là perché sono sicuro che devo portarmeli dietro. Va in alto. Mi sa che l'ho lanciato troppo forte. Così, eh. Ops. Ok, fermati qui così. Posso nemmeno dire di non essere preciso. Olle. Tu stai fermo qui. Olle. Un secondo, perché il tesoro non era qui in giro? Che magari è nascosto da qualche parte? No, non mi sembra. Anche qua c'è questa... strada qui sotto? Ah, per andare là. Ok, non penso sarà necessario, ma comunque. Ah, io devo arrivare là. Ah, mi serve anche un cubo. Allora, tu che sei grosso. Vieni qua. Potresti servirmi anche dopo. Vai. L'ho lanciato un pelo feroce, un pelo forte. Eh già. Forse troppo. Questo metodo è troppo... facile. Non ci provare nemmeno a volare giù. Ti picchio male. Dov'è? Ah, non pesa abbastanza?
Dove l'avevo lanciato il cubino? Vieni qua. No, più in qua. Così. Un altro po', un pochino, bravissimo. Yes. Ma perché c'era il raggio là in alto? Mi sono perso il tesoro. Quando ti sarò sfuggito, scatenerò una guerra infinita. Sì, vado un attimo a vedere se riesco a recuperare il tesoro. Ah, ecco dov'è, là in alto. Ma lo posso? Allora, riesco a mirare. Non me lo faceva fare, se no. Lei venga qua. Ok. Quindi il tesoro è là in alto. Allora. Vediamo se riesco a farlo con il giochino del passaggio dei cubi. No, mirami quello sotto. Vieni su. Olè. Viva l'ascensore. Oh. Facile. Direi che possiamo direttamente andare al prossimo enigma. Vediamo se anche stavolta riusciamo. Beh, ho lisciato. Ma tanto questi vanno tirati giù, perché tanto non ci servono e intralciano solo la strada. Tanto poi dovrebbero riapparire. Allora, mi sono già segnalato il tesoro per vedere dov'è, e stavolta è veramente in basso, cioè rispetto... Oh, ho visto una barra rossa, c'è un nemico. Sarebbe una cosa nuova. Ah, che ho visto adesso. Ah, tuc. Questa è una cavolata. Carina, ma è una cavolata. No, non devo venire di qua. Maledizione. Olè. Uff, ce l'ho fatta. Ho buttato via un coso di stamina pieno, ma va bene così. Facciamo il solito. Olè. Io mi dovrei fermare qui sotto. Grazie. L'autobus più comodo di sempre. Riesco a mirarlo. Vieni, 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 vieni. Olè. No, si è incastrato. Peccato. Quella secondo me doveva rimanere attiva.
Infatti. Guardate che posso, cioè, ammazzarli senza fare tanti casini. Non è che mi interessi particolarmente. Arrivo! Tuc! Quanta gente! No! Ciao. Allora, il tesoro dovrebbe essere qui, tipo sotto. Ah, me lo segna qui davanti a me. Ah, è lì dietro. Come ci arrivo? Ah, da qua. Au. Sì, vabbè. Questi qua sono di livello base. Dico la stessa cosa che ho detto nel dungeon di Atena. Il gioco avrebbe dovuto avere il level scaling paragonabile a quello del giocatore e non fisso. Non ha molto senso. Questo qua cosa serve? Non saprei. Anche perché devo andare di là, quindi... Qua ci sono un botto di cubi. Un cubo tira l'altro. Io devo arrivare... lì in alto. Lassù. Ah, ok. Allora, tu vieni qua. No, ho sbagliato cubo. Tu stai qui, un attimo, fermo, mi servi tu qui sotto. Perfetto. Vediamo cosa hanno da dire ancora. Non puoi trattenere la mia furia. Ok, direi di passare direttamente al prossimo. E ovviamente sono caduto. Ok. Ah. Ok, allora non sono solo io a pensare che questo qui sia un metodo cheatoso per muoversi. Anche il gioco lo fa. Ok. Olè. Vuoi partire? Olè. Ma che bello. Tuc. Tuc. Si riparte. Taxi moment. Olle. Au. M'ha schiacciato. Bellissimo. Qua il forziere è di là. Dove però? In alto, in basso? Ah, in alto. No, mi sono sbagliato. Ah, ok. Ok, pronto. Torna qui. Che non si è. Non ci può fare nemmeno. Ok. Adesso puoi andare su. Yeah. Che precisione.
Au. Dove era il tesoro? Là? No. Dov'era il gioco? Che non voglio perdermelo. Ah. E invece me lo sono perso, perché è qui sopra. Olè. Vabbè, mi rifaccio la strada da solo, dato che ho perso del tempo e basta. Ah sì, devo attivarlo, c'ha ragione anche lui. Vieni qui. Questo dovrebbe essere l'ultimo pezzo. Allora, vai. Non è molto facile come cosa. Ah, così mi spinge più in alto. Tifone verrà travolto dalla mia furia! Invece no. Oppala! E via il terzo! La furia degli dèi deve essere scatenata! Boh, ci manca solo il quarto, dovrei arrivarci direttamente. Direi di sì. Allora, vediamo se questa parte di enigmi saranno diversi. Ho già visto il tesoro, che è in basso. Ci potrei già andare da qua. No, oh, vabbè, non rischiamo. Ok. Fammi un attimo vedere cosa devo fare, perché... Ho già capito. Ti posso fermare in qualche modo? Beh, ovviamente ti riporto su. Anche se sto buttando via un quantitativo di stamina... Sta lì. Come hai fatto a incastrarti, Kubo? Non immagini la voglia di guerra che sento crescere in me! L'ultimo. Perfetto, un altro fulmine di Zeus. Bene, devo portare su la stamina. Adesso fammi un po' vedere in giro. Allora, ci sono dei cubi lì, dei cubi lì sotto. Qui ci sono due palle. Uno deve andare lì e uno deve... Ah, ok, ho già capito. Allora, tu vai giù. E una palla va lì. E ok, e ci siamo. Poi... Là ce ne va un'altra. Allora, tu... Vai giù, però così non mi vai bene, perché sei... storto, devi essere dritto qui. Che devi fermare... la palla. Perfetto. Qua mi serve quello grosso.
Bene. Tu, palla. Tanto adesso poi la resetto, per cui no problem. Aspetta, va. Facciamo metterlo più dritto. No. Non devi andartene. Ok. Così. Ok. Mi serve per bloccare l'altra palla, quella lì. Era qua? Sì, qua. E la devo mettere qui, così. Perfetto. Ma come seguiamone una, va? Seguirne due non ha molto senso. Tuc. Perfetto. E scusate, allora gli altri due cubi a cosa servivano? Ma già, niente. Cioè, o sono io che ne ho usati meno per fare lavoro in più, ma... Boh, posto. Ok, scusate se ho fatto un piccolo taglio, ma mi era partito un attimo l'audio. Adesso, in teoria, c'è la boss fight. Non puoi trattenermi per sempre, tifone! Anche perché con Ares... Spezzate le catene, la statua grottesca sembrava chiamata... Eh beh, è palese. Però tra tutti i boss questo... Cavolo. Ok. Ok. Ok, vabbè. Uno. Ah no, neanche. Stunk. Non ho stamina. Help me. Au. Non ho fatto male. Quasi morto lì già. Me lo aspettavo molto più forte, essendo di Ares. Muori. Addio. Olè. Ok. Oh, finalmente la storia si fa interessante. Va bene. Sono gli spiriti dei soldati. Ah sì. Saranno i soldati spartani. Au. Oh oh. Mi sembrava troppo facile. Ma cosa? Chi è che mi ha rubato l'essenza di Ares? Non mi dire che è il fratello di Phoenix, perché... do un sacco di botte e basta. Ehi! Mi senti? Mi manda Ares a recuperare la sua essenza! Per gli dei, chi era quel ladro? Spero che Ares sappia cosa fare. Se Ligirone non fosse stato pietrificato, avrebbe già ottenuto quell'essenza e probabilmente anche una medaglia. Datti da fare, Phoenix. Perché secondo me è proprio lui? Beh, ci rivediamo direttamente al punto.
Vediamo un po' cosa ci dirà Ares. Tanto è sempre qua. Stanno giocando a Tris, tipo. Non è il tuo turno. Non dispiacerti. Cerca di migliorare. Ho setacciato la cripta e qualcuno è già entrato e ha rubato la tua essenza. Cocodè! Il ladro ormai potrebbe essere ovunque. Il fallimento era certo. Abbiamo finito. Buonanotte. Cosa dirò ad Afrodite? Beh, dille che sto per essere investito da un carro. Non riesci ad attraversare la strada, eh? Ok, va bene. La battuta del pollo. È un tentativo disperato, ma potremmo rintracciare il ladro con le amazzoni. Sai, sono le mie figlie. Loro hanno degli strani strumenti. Potrebbe funzionare. Non emozionarti troppo. Al momento non mi rivolgono la parola. È una lunga storia, ma ho un dispositivo di tracciamento delle amazzoni. Lo avevo ricevuto come offerta e nella mia fortezza, dalla quale Tifone mi ha cacciato. Strano. Per gli dèi è inutile. Come dice mio padre, ho il cervello di una gallina. A meno che... Il suono della mia Salpinx può aprire l'ingresso. Non volevo che finisse tra i tentacoli di Tifone, quindi l'ho nascosta. Dove? La tua Salpinx, eh? Dovrò pensare a qualcosa da suonare. Chi credi di essere, Afrodite? Non puoi suonare a caso uno strumento di guerra. Inoltre è solo la metà di quello che serve. Dovrai aprire la porta con la melodia di tributo di Tifone. Oh, davvero? Qual è la melodia? Tifone non è un normale narcisista. Ha costretto Pan a dedicargli una canzone. E la mia porta ormai reagisce solo a quella melodia. Pan ha lavorato sulla musica in una cripta, da qualche parte. Strano. Un'altra. È la migliore possibilità di trovare la melodia. Una volta preso tutto, se riesci a sopravvivere, suonala davanti all'ingresso della fortezza per aprirlo. Mi sembrava troppo facile. Ehi! Dov'è la mia melodia di tributo? Credo siano i rutti che fanno le persone dopo aver bevuto troppo. Perché il gioco mi ha già fatto apparire sulla mappa a 332 metri la cripta di coso? Di Ercole, penso sia. Allora, una 1070 e l'altra 700. Fammi un po' vedere la mappa, così per curiosità. Questa. Allora, scale. Ok, granitiche. No, a gerarchiche. Ok. Ah, questa è una. E questa qui ovviamente sarà direttamente la fortezza. A parte che c'è una foto, vabbè. Il gioco non mi interessa. Ah, anche questa è una scala gerarchica, ok. Entro nella cripta e ok. Quindi prima dovremmo farci questo. E poi andare qua. Poi adesso, ripeto, questa parte di mappa non la esploro finché non ho finito tutte le parti di trama, esattamente come ho fatto con quella di Atena, anche perché non vorrei far perdere parti a voi che mi seguite. Magari qua, per esempio, che è un'isoletta, esattamente come è successo con Atena, c'è un boss. Direi che per oggi possiamo chiuderla qui. Lasciamo Ares e l'orso a giocare, che a livello teorico mi sembra che stiano giocando ad Ama, tipo, qualcosa del genere. Detto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Obi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.